a tutti, buonasera. Scusate la voce, che non è dovuta al tempo, ma a un pomeriggio sportivo dove ho incitato la mia squadra. Io sono tifoso non del calcio, che è tanto amato, ma proprio per una scelta di campo, esattamente come fa Radio Sirius, quando mi sono accorto. E Radio Sirius, sto parlando del nostro direttore responsabile che ha fatto una scelta di campo e la nostra linea editoriale è quella sottaciuta e non detta, ma è quella in maniera allargata dell'antimafia. E allora io quando ho conosciuto il signor Moggi e tutto quello che aveva fatto e compreso gli altri, l'avvocato, parlando della Juventus, no? E anche il signor Bettica, grande campione, beh, ho detto basta. Questo è uno sport che non è più uno sport, è un business che è solo business puro. Tutti i campioni e gli allenatori e quant'altro che hanno creduto in questo grande sport, bellissimo sport, sono dentro un tritacarne dove conta appunto l'essere quotati in borsa. Non a caso i capitali che arrivano dall'estero, le nuove società sportive, vedi Berlusconi che è ridotto a gestire una squadretta di seconda categoria che è il Monza, piuttosto che gestire il Milan delle Stelle, no? Quello che ha vinto tutto, di tutto, dove un personaggio che è della mia terra, in quel di Fusignano, l'allenatore Sacchi, bravo, bravissimo, viene intervistato come il grande esperto. Beh, per me non è che era tanto bravo, anche se è uno della mia terra che ho anche conosciuto in un bagno al mare qui, proprio a prendere un caffè, niente di che. Per me, boh, non so, non dico che non capisca, ci mancherebbe, insomma, ma lui è stato creato, diciamo, come personaggio, è stato un modesto, modesto calciatore. E poi però insomma, ha fatto la scuola giusta, che è quella che c'è di Coverciano, sì. A Coverciano c'è la scuola allenatori, e vabbè, lì ha avuto successo, beh, un po' la stessa strada del buon Allegri, no? Che non è stato un gran calciatore, però si è impegnato molto, perché i gran calciatori non è detto che diventino buoni allenatori per forza, vedi Guardiola. Guardiola non è che è stato un gran calciatore, però un allenatore rispettato e rispettabilissimo, molto intelligente, perché la funzione è diversa, no? Quindi il buon Sacchi, da quel di Fusignano, provincia di Ravenna, è stato comunque creato come allenatore, la prima squadra, come tanti grandi allenatori, sono passati da vicino a casa mia, cioè dal Cesena, che adesso è in Serie B, C, non lo so. Ma allora ero in Serie A, io mi ricordo ancora da bambino che ero tifoso della squadra del Milan, perché erano i tempi del grande Bigon, piuttosto che del mitico, inarrivabile e ancora vivo, che è anche eletto in Parlamento, credo ancora, che si chiama il signor Rivera, ecco, uno dei calciatori più grandi della storia del calcio, direi. Uno dei 10 al mondo più importanti, poi vabbè, dopo ognuno la vede a modo suo, però per me era un grandissimo centravanti. Vedi la partita del secolo, come si viene definita, Italia-Germania 4-3, ci ha fatto anche un film, il signor Rivera, insomma, è stato decisivo, assolutamente decisivo in quella partita, è fondamentale, interprete fondamentale della partita più importante della storia del calcio, ok? Quindi un grande. Io ovviamente mitizzavo questa persona, questa figura, leggevo cose e sono andato, ho avuto la fortuna di poterlo vedere in campo assieme al grande Bigon, che pure è diventato un grande allenatore. Ecco, questa è la differenza. Un giocatore, sì, grande, Bigon, ma non come Rivera, che è diventato più grande da allenatore che calciatore, e Rivera non ha mai allenato nulla. Per scelta, perché dopo c'è il carisma del grande giocatore, ma magari non è in grado. Non è in grado, perché non vuol dire niente essere grandi giocatori e buoni allenatori. Non è automatico.
parlo di calcio, ma non mi interessa. Ok? Nel senso che il mio sport dopo Moggi, dopo la svolta ultramafiosa del calcio, che si sono svelati tanti altarini, quindi come dicevamo noi negli anni 70, il re è nudo. Cosa vuol dire il re è nudo? Vuol dire che si è scoperto che c'è tanto marcio, per dire una parola, insomma, non troppo offensiva per nessuno, tanto marcio in uno sport che appunto è diventato un puro enterprise business, come dicono a Shanghai, piuttosto che a Canberra, piuttosto che a Edimburgo, visto che la lingua inglese domina tutto e tutti, e ci schiaccia anche, per cui ho la fortuna di averlo studiato, se no si è un po' tagliato fuori oggi. E qui so che sta sorridendo il mio amico Saius, perché lui, pur di ottenere informazioni per la sua radio, per il suo lavoro, quanto regista, purtroppo ha dovuto andare avanti, perché non ha avuto la possibilità di studiare bene in maniera approfondita l'inglese, ho avuto questa fortuna, come l'ho avuta io, che poi non l'ho studiato neanche tantissimo, però ho avuto occasioni di vita per impararlo l'inglese, diciamo così, per non andare in specifico, che non interessa a nessuno la mia storia di vita. Ecco, insomma, l'inglese invece si domina, e quindi, perché è la lingua di internet, poi fra l'altro, insomma, è lui che lavora sul digitale, sulle web radio, però insomma con buona costanza, caparbietà e volontà, perché sono le doti per le quali riesce a fare qualcosa nella vita. Mio padre mi ha sempre detto, un vecchio artigiano che per 50 anni ha fatto l'artigiano, che ha cominciato nel 1946, qui ci tengo a dirlo perché è un esempio di un italiano medio, che un po' di storia d'Italia a modo suo l'ha fatta, nel senso un po' di storia economica d'Italia. Dopo 5 anni di militare, mio padre, 1921, quindi a 19 anni, si è trovato davanti alla Seconda Guerra Mondiale, e 5 anni di militare ha fatto, di cui 14 mesi nelle basse pianure del Don. Dov'è il Don? Il Don è il fiume che attraversa l'Ucraina, e lì c'è stata la macellazione, il macello di tutti gli italiani mandati da un certo generale, che non mi ricordo il nome, ma comunque mandati dall'impero, perché era un impero di Mussolini, in supporto ai tedeschi. I tedeschi se la sono cavati perché avevano armi, e gli italiani sono morti quasi tutti. Mio padre c'è stato, è ritornato. E poi ha cominciato piano piano, così, a costruire una realtà artigianale dal basso, cominciando proprio con un carrettino a 3 ruote, andando a chiedere in giro: avete bisogno qui si dice così, del fontaniere in alcune parti d'Italia, o del tubista qui in Emilia-Romagna, cioè l'idraulico, insomma, che è stata la sua attività per 50 anni con un socio, e insomma ha costruito nel piccolo, ha dato da mangiare a 9 famiglie quando ha chiuso la sua attività, oltre che la sua, ci ha fatto studiare tutti, e quindi per me, mio padre, non perché era mio padre, ma è un esempio di italiano che ha costruito un pezzo d'Italia, insomma, lo dico con orgoglio in quanto suo figlio, ma anche perché ho potuto conoscere, e questa è un'altra fortuna che ho avuto, ho potuto lavorare nell'Associazione Nazionale Artigiani, cioè la CNA, dove ne ho conosciuti tanti di artigiani, e posso dire, insomma, con un po' di orgoglio anche qui, che noi qui in Romagna non esiste solo la grande imprenditoria del nord-est, attenzione signori miei, noi qui in Romagna, esattamente in provincia di Forlì, quando la provincia di Forlì comprendeva e inglobava, com'era così, la provincia di Forlì inglobava tutto Rimini, okay? Prima che dati della Camera di Commercio ci dicono che in quegli anni lì, quindi parliamo del fine anni 80, primi 90, la provincia con più numero di partite IVA aperte, e insomma quindi di attività commerciali e artigianali dal basso, era la provincia di Forlì, non quella di Treviso, signori miei, né quella di Vicenza, né quella di Padova. Quindi rispetto, ai miei amici veneti, ok? Rispetto, perché guardate,
quella storiella lì che abbiamo al mare, di 90 km di organizzata spiaggia per turisti, organizzata bene, che è ad esempio un po' in giro del mondo, no? Perché dal niente, dal mare Adriatico, non è niente di che, però una stessa di spiaggia buona, una pineta che abbiamo distrutto e cementificato anche noi, devo dire, va bene, però comunque abbiamo creato un modello e abbiamo dato da mangiare a tanta gente che venivano in Romagna anche per lavorare, da tutte le parti d'Italia. Quindi, vabbè, non di Romagna volevo parlare, ma però chiaramente l'avete capito come io sono attaccato alla mia terra. Non a caso, mi viene da ridere, però è vero, ci chiamano i terroni del nord, noi qui in Romagna. Ma è vero, eh? È vero davvero, nel senso che, come per i napoletani e tutta la gente calda del sud, i figli sono un pezzo di cuore, i figli sono pezzi di cuore. Siamo molti attaccati alla nostra terra, al nostro territorio, alla nostra terra, proprio la terra agricola anche proprio. E assolutamente non toccateci la famiglia. Questo è il nostro modo di essere. Questo è il romagnolo medio, molto, molto caldo, molto incazzereccio, anche per dire una parola che si può passarmi il buon rosario, e molto orgoglioso, molto orgoglioso. Bueno, qua, che bello, Volevo evviva! dire, posso intervenire un attimo in diretta? No, perché io so Evviva! benissimo che c'è un certo campanilismo all'interno dell'Emilia-Romagna, no? Guardate che ho abitato in Emilia, hai capito? La Ah, differenza tra un emiliano e un romagnolo a questo punto. te la dico subito, la differenza è questa, quella che poi è passata come leggenda, metropolitana o meno, ma non è una fake So news, è che vero. c'era anche del famoso detto della secchia rapita, no? No, Tra questo non lo Bologna e conosco, Modena. me lo dici dopo, quindi questa roba è emiliana. Sì. Ma diciamo il limite invalicabile è Imola, dove c'era anche Formula 1, vabbè, e lì finisce la Romagna. Secondo alcuni romagnoli un po' estremi, no, ancora prima finisce a Faenza, va bene, è lo stesso, mettiamo Imola e da lì comincia l'Emilia. E No, lì è un'altra scusami, quindi storia. Bologna e Emilia. No. Da Imola in giù fino a Ah, da Imola Pesaro. in giù, scusami. No, no, Attenzione. cioè, scusami, posso anche sbagliare. Sai, alla mia Utilizzando veneranda età posso no, sbagliarmi. tranquillo, tranquillissimo. Se tu usi Google Map, allora a nord-est lungo la via Emilia, Imola, a nord-ovest tutta la provincia di Ravenna fino al mare, Porto Garibaldi. Da Porto Garibaldi in su è provincia di Ferrara, praticamente comincia dalla zona di Comacchio, le valli, non è Romagna, tutto quello che è prima è Romagna. Andiamo giù lungo la linea del mare, arriviamo a Cattolica, l'estremo, cioè l'ultimo paese prima di entrare nella zona pesarese, insomma, no? Cattolica è ancora Romagna, provincia di Rimini. Nell'interno San Giovanni Marignano finisce lì, cioè 10 km su, perché dopo c'è già le Marche ancora, che con il Montefeltro, perché lì ci sono poi tutta una storia del Montefeltro, il Duca di Urbino, bla bla bla, vabbè, una storia che racconterò un'altra volta se volete. E vorrei che qualcuno mi scrivesse qualcosa, perché secondo me sono cose anche abbastanza interessanti, almeno gente del territorio, cioè, che ascolta Radio Science, ma anche qualcuno. Che ne so, di tutti i tuoi ascoltatori, Moreno, che è interessato, insomma, Ma no, ma io sai che cos'è? Ho abitato 20 anni a Modena, quindi ci sono stato, c'è un po' di tempo, no? No, ti parlavo di questa curiosità, il fatto di Bologna, se è Romagna, eccetera, perché sai che aspetta un attimo, era il 1325, ci fu una battaglia fra modenesi e bolognesi, no? E i modenesi sconfissero i bolognesi. E da lì si portarono via un secchio come trofeo della vittoria. Ah, non lo sapevo. Ecco perché poi è uscito il famoso che disse: da dove rubarono la secchia rapita? E C'è da dove? questo detto, no? La secchia che era il simbolo della vittoria modenese sui bolognesi. Ah,
Ok. Cioè, è molto, no, io mi sono sempre incuriosito alle storie locali, no? Assolutamente. Sono fondamentali per la conoscenza del posto e per la conoscenza anche della nostra Italia, poi alla fine, che fanno parte poi tutti insieme, tutte queste conoscenze sulla nostra Italia come è fatta. Tutto là. Bene, benissimo, accetto molto volentieri questo tuo suggerimento. Carino, interessante e fondato storicamente, quindi va benissimo, perché questo un po' è anche il mio modo di procedere, quindi ci capiamo, ci intendiamo, ci conosciamo ormai bene da un anno e mezzo ormai che collaboro con Radio Science, ci sentiamo anche fuori e non lo possiamo fare, però con Skype ci mettiamo a bere una birra insieme, ma non anche se stiamo ognuno a casa sua, perché c'è questa relazione, rapporto che credo che sia importante per chi fa del volontariato come te soprattutto, ma anche come me, che è fondato insomma anche su una certa convivialità, un certo modo di affrontare le cose in maniera anche tranquilla, serena, però insomma sapendo bene che cosa stiamo facendo comunicazione, stiamo facendo in qualche modo informazione. E lo facciamo a modo nostro, lo facciamo non in maniera volgare, cerchiamo di essere almeno, e non in maniera disinformata, cioè, c'è sempre un riferimento che volendo potremmo mandare alla fine di ogni trasmissione, di ogni mia trasmissione, io potrei mandare una specie di bibliografia di riferimento, ma non vuol dire libri, cose, ma dati di riferimento che confermano che quello che vi sto a raccontare non me lo sono inventato così tanto per fare o per riempire mezz'ora di trasmissione, ma è fondato su conoscenze o su realtà personali, insomma, no? E per cui, tornando al personale e tornando all'Emilia e alla Romagna, la cosa che ci si dice, gli emiliani non lo dicono, ma noi romagnoli lo ricordiamo ovviamente, che è questa. Allora, se tu parti da Milano e arrivi a Rimini, che è la via Emilia, ok? Da Milano veramente, insomma, da Piacenza, vabbè, c'è la vecchia canzone della via Emilia al West, ti ricordi? Esatto, bellissima, bellissima. Sì, sì, c'è tutta la storia del blues, cioè la via Emilia come strada del blues in America, che arriva a New Orleans. Perché? Perché è la terra di cantautori, terra, beh, insomma, Vasco Rossi, Guccini, da dove vengono, insomma, Ligabue, insomma, mi sembra di parlare di persone che hanno veduto un po' di dischi, no? Poi che piaccia, non piaccia, lasciamo stare, non ha importanza. Guccini era un grande per me, è un grande. Ma certamente una persona molto profonda, che ha scritto molti libri belli, fra l'altro, dopo aver scritto tante canzoni interessanti. Le ultime a me piacciono di più delle prime, so che tu sei molto legato a un po' cioè, tu, posso dirlo per farti sorridere e far sorridere un po' i nostri ascoltatori, c'è un po' come quell'icona che non esiste più, c'è un po' Rosso Antico, caro mio. Hai ragione. Perché dai, ma simpaticamente ovviamente, no? Però il Rosso Antico che è era buonissimo, però non si trova più e questo è il punto. Va bene, Martini Rosso, via, andiamo sul Martini Rosso, ok, e va benissimo, andiamo a bomba. Allora, quello che si dice della Romagna e dell'Emilia è questo, che se tu attraversi l'Emilia e sei povero, affamato, e vai di casa in casa chiedendo qualcosa, a nessuno viene negato, no, un bicchiere d'acqua, date da bere agli assetati, Gesù Cristo, Gesù di Nazareth, io lo chiamo, date da bere agli assettati, date da mangiare agli affamati, ok? E quindi sì, in Emilia Romagna ti ospitano e ti dissetano con l'acqua. In Romagna, se tu chiedi questo, ti danno un bicchiere di vino di Sangiovese, ok? Questa è la differenza. Beh, io preferisco il vino all'acqua, quindi
Un detto, e qui cade a bomba, bellissimo, hai dato un bel gancio. Sapete un detto anonimo veneto, non a caso veneto, l'ombretta e via andare, e la grappa da dove viene, bla bla bla, Bassano del grappa, non a caso, e tutte queste cose belle qui. E quindi a chi non piace il vino, si dice in Veneto, penso a Padova più che altro. Dio gli tolga l'acqua, signori miei. Lo diciamo anche noi. Ti dirò di più, proprio a Forlì, dove abito io, perché Forlì, come in Veneto, ma anche in Emilia-Romagna, in alcune parti, anche se loro non hanno un dialetto, hanno una vulgata, perché non è scritta e non c'è Modena, Bologna. E anche Parma, Piacenza già rientra più nel lombardo, e il lombardo milanese è una lingua, attenzione, è una lingua. Che pensi mi, ed è scritto in un certo modo perché ha la sua letteratura e ha la sua grammatica, quindi è una lingua. Ma purtroppo a me spiace, ma è così, l'Emilia non ha una lingua, ma una vulgata. Poi non è che non ci siano né letterati né poeti emiliani, ma non è una lingua, si aggancia un po' a quelle non so, a quelle che sono, a quel po' di ferrarese che è un po' di lingua, e che ne so, al romagnolo, appunto, che invece è una lingua. Beh, insomma, io a testa alta dico che alcuni poeti in dialetto romagnolo sono stati tradotti fino anche 15 lingue, e parliamo di un certo signore che è stato lo sceneggiatore di Amarcord e di altri film del grande Federico Fellini, Tonino Guerra. Ma non era un granché come poeta, diciamo, ma come sceneggiatore sicuramente. E soprattutto invece è stato rivalutato, poi, e questa è una notizia importante che stiamo dando in questo momento, è uscito da pochissimo, sta girando l'Italia, il signor Silvio Soldini, che è un grande regista molto, molto investigativo, molto battagliero e molto innovatore, ma che fa una filmografia di contenuti non banale, non commerciale, e infatti purtroppo è in una nicchia, non è che è diventato famosissimo, ma ha fatto film importanti. Andate a vedere la docu filmografia, insomma, di questo Silvio Soldini, lo ripeto, che ha fatto anche un paio di opere teatrali che io sono andato a vedere. E vabbè, insomma, è un regista importante, non banale, e ha fatto un film, un docufilm, a intervistare gli ultimi che sono rimasti ancora amici di questo grande, grandissimo e sconosciuto fuori dalla Romagna, purtroppo, pur essendo tradotto in tante lingue. Ma qui parliamo di letteratura, la letteratura la leggono i letterati, i poeti sono letti da poeti, questa è la realtà di fatto, purtroppo. E quindi, però, insomma, questo qui è stato un grande. Lui ha vissuto a Milano e era un giornalista. E qui lo dico a Rosario, lo dico al nostro direttore, un grande giornalista che scriveva pezzi era un caporedattore della rivista Panorama. E sto parlando del grande, grandissimo Raffaello Baldini, cognome romagnolo, di Sant'Arcangelo anche lui, come Tonino Guerra, come tanti altri grandi, che quella terra di Sant'Arcangelo ha prodotto. E non a caso Sant'Arcangelo aveva il cuore dell'arte dentro, che gli scorreva nelle vene, il cuore non scorre, va bene, lo sappiamo, vabbè, mi è venuta così, insomma, adesso passatemela così. E Sant'Arcangelo per 20 anni è stato Sant'Arcangelo dei teatri. Io ci ho visto Dario Fo più di una volta, insomma, Sant'Arcangelo, ed era una festa di piazza, c'era la generazione dei sciacapelisti. I sciacapelisti sono quelli che girano col sciacapelo, con la chitarra, magari. Ma non parliamo di anni 70, parliamo di anni oltre gli anni 90, inizio anni, oltre anni 80, fine anni 80, inizio anni 90. È stata la stagione d'oro di Sant'Arcangelo dei teatri. Continua pure oggi, ma insomma ha un po' perso il suo smalto. E quella terra lì ha creato tanti poeti. E allora, questo Silvio Soldini, e sta girando adesso, fra poco verrà appunto anche proprio in Romagna, a Cesena piuttosto che a Faenza,
presentare il suo film. È un film dove appunto lui è andato a cercare i vecchi amici ancora vivi anche all'interno della rivista Panorama, chi se lo ricorda, perché è morto non da tanto, è morto in età avanzata per fortuna, a 85 anni, e il titolo è Treno di parole. Treno di parole perché la sua è una poesia molto vicina alla prosa, nel senso che sono racconti, sono storytelling. Questo volevo dire, una bella parola, ci vorrei fare una trasmissione sullo storytelling, perché è tutto storytelling, è approccio narrativo ai fenomeni sociali, no? O anche alle persone, cioè la narrazione, esiste la narrazione dell'anamnesi in medicina, per forza narrazione, cioè è il racconto della storia dell'individuo attraverso le sue malattie, cioè cosa ci stiamo raccontando? Cioè, quale narrazione? Quale storytelling? Tutto certo è sempre stato storie. Chiedetelo al signor Omero, non l'Omero, quello che l'osso che abbiamo qui, Omero, quello là, che ha scritto una robetta così di poche pagine, che si chiama Iliade, e un'altra che si chiama Odissea. Ma l'Odissea, lo sapete che si chiamava così? Perché parlava delle tragedie, delle traversie, anche dei successi e della narrazione appunto di un uomo che sì, lui chiama poi, o viene chiamato nella traduzione Ulisse, ma era Odisseo, per quello Odissea. È la storia di quell'uomo lì che ha fatto tante robe, molto, che sarebbe sempre da riscoprire, perché se vai a rileggere ci vedi il marchio di tanta filmografia attuale. Ma vogliamo parlare di Indiana Jones o di Mission Impossible o di che cavolo ne so, ma senza quella base lì, omerica, e l'Iliade pure, non c'è il romanzo storico che tenga se non si rifà a quella realtà lì. Quindi tutto ritorna alla radice, alla base delle cose, e per quello io parlo di dialetto e sono molto attaccato, perché qui, nella mia terra, e a casa mia, e dentro il mio cuore, quella è la lingua madre, ripeto, da cui si originano le cose, perché quella è la lingua che imparo, non da mia madre, ma in questo caso da mia nonna, che mia madre ha studiato, era maestra elementare, non voleva che parlassimo l'italiano, però la lingua di casa, insomma, il dialetto, ma nei vicoli di Napoli è così, a Pescopo Pagano piuttosto che a Casal Principe, per dire un posto molto tranquillo dove passare, dove andare in una spa e divertirsi tranquillo, posto serenissimo, molto, non succede mai niente, infatti non succede mai niente alla luce del sole. Chi vuol capire capisca, andate a vedere che cos'è Casal Principe, per favore, lo chiede Radio Science, ok, attraverso di me. E quella è realtà così, e vabbè, qui veramente mi viene a fermarmi, infatti sono le 18:59, volevo dire tutte altre cose, volevo parlare di sport, sono partito da lì. Ma poi posso suggerirti che veramente, come hai detto prima, dello storytelling, per fare una trasmissione sullo storytelling, perché è una cosa interessante come tipo di metodologia, insomma, che usa la narrazione appunto, no? Sì. È molto traiola. Quello che crei nella mente, insomma, inquadri gli eventi della realtà, li spieghi proprio. Ecco, proprio questo tipo di metodologia che è importante, secondo me è una cosa molto interessante. Assolutamente, però è presa un po' come fenomeno modaiolo qui da noi, nelle nostre colline, perché noi non ci facciamo mancare niente. Sembra che la Romagna sia un posto che, ma si va al mare, gli ombrelloni, il gelato è buono, fanno i cappelletti, le tagliatelle e le lasagne, finita lì, ma non è proprio così. Come in ogni territorio c'è una storia, c'è un vissuto, c'è la profondità, e siccome noi, a differenza di altre parti d'Italia, siamo riusciti a convogliare
tante realtà, anche straniere, estere, tedeschi soprattutto, ma anche inglesi, a un certo periodo venivano anche inglesi, svedesi, tante donne, belle donne svedesi. Hanno trovato morto da poco il più grande playboy della Romagna, che non mi ricordo come si chiamava, e pare che insomma nella sua agenda abbia scritto 782, insomma, che sono, parrebbe, le donne che ha conquistato. Però l'hanno trovato, gli è venuto un poveretto un infarto mentre era in macchina e stava facendo l'amore con una ragazza dell'est, quindi poi non so, vabbè, questa è una realtà triste, e del grande playboy, il gallo romagnolo, vabbè, morto da poco, no? Vabbè, storytelling è una bella storia. Io sto facendo storytelling, per esempio, qui adesso con voi, è tutto storytelling e nulla è storytelling, ma storytelling, come lo intende Rosario, è un'applicazione, un modo, un approccio alle cose serio e particolare. E qui nelle nostre montagne una ragazza che ha vissuto una vita in Inghilterra, una signora giustamente in Inghilterra, insegnava in un inglese, proprio lingua inglese, in Inghilterra, pur essendo lei italiana, italianissima, infatti sposata con un italiano, e quindi torna qui da noi nelle nostre montagne perché, non so, gli piace la zona, e vabbè, e ha fondato questa scuola di storytelling. Mi sarebbe bello che io riuscissi a intervistarla, perché questa viene chiamata in giro per parlare di queste cose, cioè raccontare, cioè lo storytelling, lo storyteller, cioè colui che fa lo storytelling, ma non è nient'altro che un cantastorie. Poi l'implicazione che tu mi dai, Rosario, è particolare, è quello che passa come cosa, diciamo, accademica, c'è una bella spennellata di filosofia, di fenomenologia e bla 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 bla, ma di fondo storyteller siamo tutti. Storyteller è chi scrive le favole, cioè saper raccontare una storia è letteratura. Saper raccontare una storia orale è quello che faceva il nostro, non mi ricordo come si chiama, il nostro dei migliori attori romani, quello di Maresciallo Rocca, non mi viene il nome, aiutami se lo sai, come si chiama, che ha fatto uno spettacolo importantissimo, A me gli occhi, vabbè, cioè far attirare le persone attraverso la storia che la stai raccontando, con la gestualità, con è questo, per cui va bene riconfermare che è questo, ma vogliamo andare alla radice delle cose? Mi permetto, sempre con la mano su una spalla di un grande, e Gigi Proietti è quello che dice, bravo Gigi Proietti, thank you very much, un grandissimo attore che quando lo perderemo un pezzo di arte, arte attoriale, un grande attore. Poi fa Maresciallo Rocca perché vuole stare tranquillo, è in pensione, ma quando faceva gli spettacoli suoi, beh insomma, più grande di lui, prima di lui, e lui lo ha imitato non a caso, Ettore Petrolini, che negli anni 30-40 faceva una satira anche graffiante e anche anti-mussoliniana, ma non antifascista, attenzione, perché sennò veniva, però proprio colpiva la grandeur, diciamo, dell'uomo, no? E di quell'alone di carisma dittatoriale che aveva questo uomo, che fra l'altro, guarda caso, è nato a 15 km da casa mia, a Predappio. Quindi, cioè, sai, la Romagna, cioè tante robe io posso dire, cioè noi abbiamo toccato, cioè il più grande poeta italiano e mondiale, dove è venuto a morire? In Romagna, a Ravenna, esiliato da Firenze. In Romagna è passato un casino di gente, potrei parlare per ore, perché ci voglio bene alla mia terra, e perché so che la mia terra ha dato i natali, ha dato la stura anche a tanti fenomeni, eppure li contiene anche tanti fenomeni, anche negativi. Se li andate a leggere, per cortesia, quello che ho scritto che mi ha dato l'opportunità il signor Moreno, appunto, Radio Science, nelle news, ho scritto qualcosa sulla Romagna, appunto, come lavatrice,
e non dico altro. La Romagna non ha lavatrice, andate a vedere di che cosa e perché. Grazie. Ed è la news di, di settembre o di agosto, non mi ricordo, però insomma la più recente. Miro Cortini, di cosa stiamo parlando, questa è la trasmissione, di questo niente, e la promessa è questa, la promessa è di riprendere il discorso sullo sport, perché ho in progetto di andare a intervistare l'assessore allo sport qui della mia città, ma non perché chissà che, ma attualmente nel 2018 lei è riuscita con tutta la sua grande volontà e la sua tenacia di ex atleta, questa signora qui 38 anni fa ancora ogni mattina, essendo un'ex nuotatrice, però si fa 15 vasche tutti i giorni, madonna, ma riesce a fare, quindi poi do del tu perché la conosco personalmente, riesce a fare, certo caro Miro, se no io come faccio a essere in pista dalle 7:30 del mattino che entro in comune e fino alle 8 di sera perché io lavoro? Così mi ha risposto, eh? Ecco, quindi non è stacanovismo ma attaccamento al ruolo e a cercare di fare cose, ma insomma con la sua grande volontà e determinazione e le sue competenze, perché è una persona che ha laureato in scienze politiche con indirizzo storico, molto brava, e ha scritto anche delle cose, sono state pubblicate, è in contatto con l'associazione mazziniana, e vabbè, queste sono sue scelte politiche, personali, vabbè, comunque, e ha fatto diventare fuori città, ma tra virgolette, insomma, non so se italiana o anche europea. Sono di quelle cose lì che vengono messe così delle medagliette, però poi lei l'ha sfruttata, Forlì città italiana, europea, appunto, dello sport, perché abbiamo avuto qualche campione nel ciclismo, nella box, Valerio Natti, campione europeo dei pesi gallo, anche lui l'ho conosciuto, è una piccola città, Forlì, come Treviso, come, cioè, ci conosciamo. Infatti la chiamano il cittadone, e cittadon, perché è una città di ex contadini, ma soprattutto città di artigiani, di tanti artigiani. Quello che vi fa vedere in televisione, poltrone e sofà, gli artigiani della qualità che scimmiottano il mio divino, ripeto, dialetto, ok? Sì, magari sono anche di qui, sono di qui della zona, ma cioè, lo sappiamo che il poltrone sofà viene fatto da tutti gli immigrati clandestini e non, piuttosto che dello Yunnan, ma soprattutto della provincia dello Zhejiang, lo so per certo perché con il mio lavoro ho avuto a che fare con gli extracomunitari. E sono delle formiche gialle nel senso che, vabbè, tendenza della colorazione della pelle, che lavorano 16 ore al giorno e che hanno distrutto il polo artigianale, commerciale ed imprenditoriale che era della mia terra, del mobile imbottito. Ci hanno mangiato l'anima. E con questo ci sarebbe un discorso economico, politico, che si potrebbe aprire, ma questa è un'altra roba. Va bene. Il nostro rappresentante che porta in giro a testa alta e in grande stile il nostro dialetto, la nostra lingua, è un attore che ha fatto tanti film con Benigni e anche film internazionali, King Arthur, per esempio, fa una piccola parte, una faccia molto molto arcigna e molto sembra sempre arrabbiato, ma poi fa il comico fondamentalmente, che si chiama Ivano Marescotti. Ho avuto l'onore di essere stato presentato a lui da un caro amico davanti al teatro Dante Alighieri di Ravenna, e la sera faceva uno spettacolo di chi? Di questo Raffaello Baldini, perché questo Raffaello Baldini in vita scelse lui, in quanto romagnolo, ma essendo della provincia di Ravenna, quindi ha dovuto imparare il dialetto di Sant'Arcangelo, che è completamente diverso da quello di Ravenna, e sono 60 chilometri, ma io vi posso garantire che siccome noi siamo esattamente attraversati, come molte città dell'Emilia, dalla via Emilia appunto, la zona che va verso Cesena, Forlì Popoli Cesena,
cioè quartiere Ronco, e la zona invece che va verso Faenza e quindi Imola Bologna, lì si parlano due dialetti già diversi, e si tratta di 3.000 metri, 4.000 metri, metri. Quindi il dialetto è una bella storia, è più importante il dialetto dello storytelling. Mi dispiace, mi dispiace, è una provocazione, ma no, io da buon soldato, se il mio capo in lancia in resta mi indica e mi suggerisce di fare una roba sullo storytelling, io la faccio, perché magari ho detto cose anche non precise, perché sto andando a braccio, signori miei, anche se non mi vedete, perché ho una sciarpa che è orribile, perché ho mal di gola, perché ieri appunto ho sostenuto la mia squadra, che è la squadra appunto di rugby e non di calcio. Mio figlio l'ha fatto per 13 anni, mi sono appassionato tanto, viva il rugby, lo sport più bello del mondo, e anche su questo sarebbe bello fare una trasmissione, perché è veramente uno sport formativo, educativo, che insegna il fair play, il rispetto dell'avversario, l'arbitro non si discute neanche morto, non ci parla nessuno con l'arbitro se non il capitano con le mani dietro la schiena e tendenzialmente lo sguardo abbassato. Fatemi il mio paragone con il calcio e poi dopo vedete. Sugli spalti mai urla violente, razziste o cose di questo genere, perché è il pubblico stesso che è educato al punto, al fair play, alla sportività, al rispetto dell'avversario. Ognuno incita la propria squadra, e più siamo e più urliamo, per quello che ho perso la voce, più diventiamo il 16° uomo in campo, perché a rugby si gioca in 15. E sul rugby sicuramente potrei fare una trasmissione bella, appassionata, perché come il dialetto è una cosa che mi è entrato dentro e che non mi lascia più, alla quale cioè paesi che da un punto di vista civile non lasciamo perdere tutto, come Inghilterra e Francia, per cortesia, almeno questo dobbiamo ammetterlo, siamo un po' più indietro, e ve lo dice uno che ha avuto a che fare con il pubblico, da un ufficio parastatale, con le file di persone che gli italiani non sono capaci di stare in fila. In Inghilterra con la bombetta e l'ombrello in fila, è dagli anni 60 che lo stanno in silenzio in fila uno dietro l'altro, negli anni 60. Noi sono 2000 anni che siamo solo dei partigiani e dei furbetti del quartierino, appunto. Questi sono gli italiani. Io ci voglio bene, ma da morire la mia terra, la mia nazione, cominciando dalla mia Romagna, ma tutta l'Italia. Però non posso non ammettere, come mi è successo a Madrid, che purtroppo gente più o meno della terra campana, da dove viene il nostro regista, veramente buzzurri, ignoranti e maleducati, in un double autobus, un autobus doppio dove si fa il giro della città a Madrid, ero con un'amica, e insomma cominciano a dire: ma che schifo, ma qua, ma non si ferma, va troppo veloce, ma che due palle, così in italiano, no? Ovviamente l'autista madrileno non capiva, però l'interprete che c'era comunque, un'idea qualcosa aveva capito, e questo con gesti plateali, io mi sono girato, l'ho affrontato, mi dispiace, ma l'ho fatto, ma proprio dovunque dobbiamo farci riconoscere che siamo degli incivili. E questo mi ha aggredito assieme agli altri, compreso le donne. Ma che cazzo vuoi? Che cavolo dici? Va bene, questo è quello che passa. Questo è quello che passa, signori miei. Quindi storytelling va bene, è una derivazione appunto anglo-americana di una storiella bella, interessante, ma anche furbina, cioè una cosa furba, una cosa smart. Tutto è smart, attenzione. Non è mica un caso che tutto sia smart, perché tutto è sempre più smart e sempre meno intelligence. C'è sempre più bisogno di intelligence anche nella cura della polizia, dello Stato, la polizia. C'è bisogno di polizia, di intelligence in Italia, mi permetto. Altro che di storytelling, lo storyteller, cioè colui che racconta storie,
più di tutti, e lo fa bene con buoni risultati attraverso dei tweet e tutto quello che, e ogni cosa che viene fatta e detta che va in pubblico, beh, è un signore che gli va riconosciuto questo primato e questa piccola corona temporanea, non so quanto durerà. E questo signore si chiama Matteo Salvini, assolutamente. Ah, quello che va detto, eh? Poi ognuno con la propria coscienza ci fa i conti, signori miei. E con questo io vi saluto. Vi ringrazio di avermi ascoltato. Sono molto contento di fare queste trasmissioni per Radio Side. Continuerò a farle, continuerò a farle in questo modo, parlando di un po' di tutto, ma con cognizione di causa. Non vi racconto cose che mi passano per la mente o solo perché me ne sono state raccontate, perlomeno verificato. Questo lo posso garantire al mio pubblico, e che ringrazio ancora, e che idealmente, come sempre, in maniera molto allargata e molto ideale, abbraccio, e vi aspetto fra 15 giorni per una nuova trasmissione, magari appunto in specifico sulla fenomenologia, per dirla alla Husserl, così diciamo, facciamo capire che conosciamo qualcosa. Il signor Husserl è colui che ha fondato la fenomenologia, ma poi c'è anche Karl Jaspers, o piuttosto che tutte le diatribe con un certo Heidegger, ma soprattutto la filosofia del linguaggio di Ludwig Wittgenstein. Ma vogliamo parlare di filosofia? Credo di no, no? Meglio che parliamo di Rivera, del dialetto, di Ivano Marescotti, perché poi si arriva dappertutto, perché tutto è connesso. Ma in questo senso, signori miei, tutto è connesso alla maniera di Einstein e delle scienze della cognizione e delle neuroscienze. Certo che tutto è connesso, tutto è relativo, tutto è connesso. O esempio più alto, scusate se mi permetto, l'ho già detto anche l'altra volta, lo ricordo, il grande Gregory Bateson, con, e qui vi invito tutti a buttare almeno un occhio, chi cavolo era su Wikipedia, vi costa poco, il grandissimo, un grande saggio, che ha avuto la fortuna di poter studiare solo e non lavorare, perché la sua moglie faceva l'antropologa culturale, appunto, e lui gli dava solo una mano. Una delle più grandi, Margaret Mead, che ha descritto popoli, usi e costumi tra i più importanti, la più ricordata, la prima grande, una donna, e lui era il suo marito, e che l'accompagnava sempre in questi viaggi bellissimi, fra l'altro molto intriganti, molto innovativi, molto in terre esotiche e quant'altro. Gli ha dato una mano a raccogliere dati etnologici, cioè di base, per capire la cultura, come si chiama, scusate, non la cultura di senso lato, ma la cultura materiale, perché non esiste cultura se non basata sulla cultura materiale, va bene? Perché per quello che lo storytelling è una bella storiella, appunto, è anche un po' di fuffa, mi permetto e anticipo, cioè nel senso che ci caschiamo tutti, siamo tutti connessi. Ah, va bene, ma io adesso, e lo farò adesso fra 2 minuti, preferisco stare disconnesso e guardare i cani che passano, cercare di carezzarli, magari un rapporto più umano che con gli umani in rete o in maniera virtuale. Non ne posso più, e con questo vi saluto e ci vediamo la prossima volta, se volete. Sono qua fra 15 giorni. Di che cosa stiamo parlando? Radio Science, radio di bandiera e di battaglia, così la voglio chiamare. Andiamo avanti, compatti, uniti, vi aspettiamo tutti alle tutte le prossime trasmissioni, che tutte sono importanti, tutte sono secondo un disegno o perlomeno una tensione, e la garanzia di questo è il signore che adesso vi saluta assieme a me, che si chiama Rosario Moreno, che ha dedicato una vita a questa radio. Grazie. Ciao Miro, ciao. Buona serata a tutti quanti. Andiamo con la sigla, allora.